Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Sono in compagnia di strumentimusicali.net che mi ha mandato questo pacco gigante e pesante qui, perché in pratica che cosa ho fatto? Gli ho chiesto: mandatemi i piatti più strani che avete, perché voglio provare dei piatti nuovi, completamente diversi da quelli che ho di solito, perché comunque... Stai fermo. Io di solito uso due Crash, Ride e Charleston. Mandatemi qualcosa di diverso. Voglio aumentare la mia creatività. Voglio capire quanto può essere utile usare dei piatti particolari, quanto può cambiare il mio stile, la mia personalità sullo strumento utilizzando dei piatti come questi. Quindi vado ad aprirli. Vabbè, non ho le forbici. Farò a mano. Non andrò ad unboxarli tutti insieme. Voglio farlo uno per volta per capire bene, che cosa può darmi un piatto, che cosa può darmi un altro piatto. Quindi andiamo a tirare fuori il primo di questi piatti. Facciamo così, metto questo qui dietro con dentro un altro pacco. Secondo me non c'è niente qua dentro. Da-dan! Non voglio dare un ordine oggi, parto con questo a caso, completamente. Tac. Ah, questa è una bomba, raga, questa è una bomba, perché questo qua è uno stack, in pratica, della serie Generation, cioè quella di Thomas Lang, il Filter China. Quindi, mamma mia, questo deve essere fighissimo. Mettiamolo al posto di questo piatto qua e sentiamo come suona. Ah, che figata! Yeah, ragazzi, è bellissimo, più che altro perché ha questi sonaglietti qua che mi permettono di mantenere il suono prolungato nel tempo. E se ovviamente vado a svitarlo un pochettino, quindi... Continua a suonare, non si ferma più. Fighissima questa cosa, veramente ottima, perché mi piace molto. Può dare tanto al mio playing, perché può essere utilizzato come Crash, come Charleston per suonarci proprio un ritmo sopra come facevo prima, insieme al rullante, insieme al timpano, cioè ha veramente tante tante possibilità. Passiamo a un altro piatto. Dove li ho messi? Là, alla fine. Eccolo qua! Piatto black, completamente black. In realtà questo è un simil Charleston, cioè un Charleston effetto, diciamo, perché è composto da un piatto bucato, grandezza direi, sì, 12 pollici, piatto bucato più una specie di china, diciamo, sempre anche questo bucato sotto. Super super interessante, vediamo come si comporta. Montiamolo al posto del mio Charleston, veramente sto facendo una batteria matta. Ma sono sicuro al 100% che ne valga la pena. Ovviamente non ve l'ho detto, ma tutti questi piatti che state vedendo in questo momento sono piatti Mail o Meinl, non mi ricordo mai, non capisco mai bene come si dica. Perché ho scelto Meinl? Perché è quella che fa, secondo me, i piatti più particolari, anche se non si dice, più strani di tutti. Quindi, appunto, ho deciso, ok, Meinl, perché secondo me sono sulla via giusta se vado lì.
ci sono rimasto, devo ammettere. Tutto quello che sto provando ovviamente c'è in descrizione, non ve l'ho detto, ma è così. E andiamo avanti, voglio creare la mia batteria assurda, quindi piatto nuovo. Eccoli qua, sono due piatti, credo vadano uno sopra l'altro, sinceramente, Classic Custom più Classic Custom, quindi direi che ci siamo. Gli tolgo l'affarino qua, che gli serve per tenerlo insieme all'altro piatto. Ok, fatto, lo butto là. E lo metto al posto del crash, perché poi mi aspetto che ci sia... No, non lo so se ci sarà un piatto più grande da mettere al posto del ride, ma non fa niente, lo metto qui al posto del mio crash. Questo lo appoggio qua. Quindi china sotto, un altro china e crash sopra, ma girato al contrario. Questa, raga, è una combo spietata. Ho un po' paura a vederlo così, ammetto. Vediamo che cosa succede. Che figata, che figata. Più che altro, raga, sentite? Questo può essere usato come crash, ma anche come piatto d'accompagnamento. Che potenza questo qua, che potenza! E ha un volume enorme, gigantesco, figo. Andiamo avanti, altro pacco, là dentro c'è ancora qualcosa? Forse sì, ma lo prendo dopo. Apriamo, apriamo, questo lo metterò al posto del ride. Vediamo se ho fatto la scelta giusta oppure no. Oh, cacchio. Raga, questo non ha senso, raga, questo non ha senso. Già mi sono innamorato dal colore di questo piatto. Mi sono già innamorato dal colore, perché vuol dire che suonerà in modo super particolare. Mamma mia, guardate che bello, guardate che bello. China più crash sempre, ma diverso, modello Bizens. Non so se si dica così. Io con questi nomi dei modelli ho sempre qualche piccolo problema. Togliamo il ride subito e andiamo a mettergli questo, che è un pochettino più piccolo rispetto all'altro, ma al suo perché, diciamo. Secondo me già... A parte che già il china suona bene di suo. Ma mettiamogli questo sopra e vediamo che cosa succede. Siete pronti? Anche qua, raga, doppio suono, perché abbiamo questo, che è secchissimo e più che altro finisce subito. Ma abbiamo anche questo. Raga, è veramente spaziale poter provare queste cose. Sentite quanti suoni. Suoni che non abbiamo mai utilizzato, che quindi possono andare a creare qualcosa di veramente potente e nuovo. Ne ho ancora uno in realtà di piatto da farvi vedere, ve lo prendo. Eccolo qui, un altro stack, sempre Generation, quelli di Thomas Lang, sempre filter China, come questo, ma senza
i sonaglietti. Quindi solo un mini china, che però i mini china sono sempre molto belli. Metto quest'asta dove riesco perché i piatti da cambiare li ho finiti, quindi devo metterne uno in più. Gommino non troppo grande così non va a fermare troppo il suono. Eccoci qua. Questo sembra quasi più un bel. Bel. Era una battuta. Proviamolo con la bacchetta adesso. È completamente diverso, molto più basso come suono nonostante sia un piattino piccolo. Posso veramente creare di tutto con queste cose. È una bomba, raga, questa cosa. È una bomba. Quindi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi piatti, perché io sono completamente esterrefatto. Non so se dica esterrefatto, ma questa cosa è veramente fighissima. Cioè, non avevo mai provato piatti del genere, non avevo mai provato sonorità del genere. Le avevo sentite, ma non mi convincevano in pieno. Cioè, non sapevo se veramente avrebbero potuto darmi qualcosa in più mentre suonavo. In realtà, le idee che vengono proprio, il modo di suonare che viene spontaneo quando andiamo a provare questi piatti, è completamente diverso dal solito. Senti una sonorità e fai subito qualcosa di diverso alla batteria. Quindi assolutamente consigliati questi piatti. Non faccio una classifica perché non posso fare una classifica di quale sia il più bello. Beh, sono tutti talmente diversi e tutti che danno qualcosa di diverso a quello che sto suonando, che non ce n'è uno più bello degli altri. Scrivetemi al massimo la vostra classifica qui sotto nei commenti. Io voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net tantissimo, perché mi ha mandato questo pacco enorme come al solito, e quindi grazie, perché senza di voi non potrei mai portare sul canale, non potrei mai provare tutti questi strumenti, tutte queste cose qua. Quindi grazie mille. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Ve li scriverò anche in ordine di prova del piatto, quindi piatto numero 1, quale ho provato per primo? Questo qui, Stack con cembali, e poi vi lascio il link. Piatto numero 2, eccetera eccetera eccetera, così in base a quello che vi serve come piatto trovate subito il link. Comunque in generale date un occhio a tutti i piatti, così avete anche qualche informazione più. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!